Venite qua, rappando come Jasmine. Perché sei giocato? Oh, togli la musica che fa copyright. Mostra i tuoi scimeli al pubblico. Ma che figata, io c'ho la batteria. Fai almeno. Sì! Che puttana batteria! Ma dovevo andare! Bene a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Ale Getch e oggi c'è qui Off-Rider. E c'è anche Gabri, ma adesso è spawnato, ovvio. Bagno, vabbè. Come vedete siamo in una nuova location perché io ho cambiato casa. Sono venuto a vivere da lui. Ovviamente. Per 4 giorni. Insieme a Gabri, ovviamente. Perché se c'è anche lui, non c'è anche lui. Gabri! Ma devi salire? Muoviti. Siamo venuti qua, io e Gabri con le bici sui treni. Stamattina. Io ho preso una multa perché. Vabbè, quelli sono dettagli. E niente, eccolo qua. Gabri. Allora ragazzi, bella. Io sono come 21 e adesso mi butto giù alla finestra. Ma vi rendete conto, cioè, raga, veramente. Che cosa? No, niente. Non va la macchinetta. E meno multa, non ce la sei mai, ti prendo a pizza. Ma è zitto. Okay. Comunque bello. Cioè, io sono una donna. No! In questi 4 giorni faremo un po' di cose, siccome siamo venuti in bici faremo qualche video, ho portato anche la GoPro, farò qualche ripresa con la mia nuova bici, ma ancora non vi farò vedere la bici perché è una bici. Cos'è la sinistra? Gabri, perché vai a destra? No, che non ci passa. Comunque questo è il secondo giorno che andiamo in giro, perché ieri abbiamo fatto qualcosa un po' così a caso. Oggi stiamo girando così. Stamattina siamo andati al Decathlon a fare un giro e a comprare qualcosa. Tipo io e Gabri ci siamo comprati la pompetta per gonfiare le sospensioni ad aria e altre cose. Comunque qua è bello girare in bici perché comunque bene o male, essendo in pianura tutto, la zona appunto è pianeggiante e non ci sono salite e discese, non come da noi, quindi da una parte è molto meno faticoso. Con tutti i bei sentierini così, poi magari ogni tanto qualche punto più tecnico c'è, con qualche discesa. Dritto! Comunque ragazzi, io la bici, questa qua, che vi dirò più avanti che bici è tutto, ve la farò vedere più avanti. Ce l'ho da tipo 4 giorni, la sto usando da 3 perché ho dovuto sistemarla un po' prima di poterla usare. E adesso mi ci sto divertendo, soprattutto oggi. Non sgommate, vi prego! Ah, ma siamo dove eravamo ieri? Oh, porca troia! Porca troia, facciamo i cazzi! Qui c'è il Ticino, ora mi butto dentro. Io non vado nell'acqua. Ma cosa rinfreschi? La bici?
Raga, trial dobbiamo imparare. No. Però che nella giungla siamo finiti. Beppe, ma perché ci vai così male? E vabbè. Ne? Un botto, fra. Ah, ok. Ma siamo al mare, cazzo, che c'è sta sabbia, no. Porca. Che sta la sabbia, che sta? No. Vabbè. Oh. Andava preso più veloce. Ti metti i guanti che ci sono 70 gradi. Che ricchione. No, raga. È un punto di zanzare, ovunque. Comunque, se sentite dei rumori molesti di provenire dalla mia bici, tranquilli che è tutto normale, non è vero, però devo sistemare alcune cose ancora, ma la si può usare lo stesso. Ehi! No! Con il tasso! No! No! Ma non vi fermate, figa, perché dovete fare le puttane? Cioè, ce l'avete con me! Un botto. Vai, buttati. Oh. Porca troia. Porca troia. Dai. Basta. No, Beppe. No. Mi fra, sono stupidi. Thank you.
questa è la rosa. E io qua c'è il monocorona, sempre 9 velocità e il monocorona da 32. Sì, l'abbiamo appena fatta una e... Ciao. Arrivederci. Che onore, riconosce la mia bici. E ascolta. Sì, ma non dobbiamo entrare nella corsia degli altri. Perché non abbiamo fatto la strada normale, se c'era? Non si poteva passare di là. Ma che cazzo? Vista ciclabile,